Mi scusi, maestro, devo fare una cosa un attimo. Mi scusi, maestro. Hai ancora di uno aperto? Esatto. Ecco. Daga kotuaru. あなたのビデオを編集しなければならないので、私は地下室に閉じ込められたり、食べたり、寝たりしないことにうんざりしています。それは時間です。それは抵抗の時間です。あなたに対する反逆の時間です。シドニア。死にへのこの名誉ある決闘で私に直面してください。私はもはやあなたを恐れません。そしてあなたと一緒に終わって、次はマスター、砂漠になります。Tra l'altro vedrai finalmente le descrizioni che hai mancato la prima volta, quindi ti farò passare. Magari qualcuno che ci segue giovane, ok? E ovviamente sì, lo invidio, perché io invece sto andando verso i 30, tu pure. Tu non li hai ancora raggiunti, vero? Li stai raggiungendo i 30? Corretto? Corretto. Hai già raggiunto i 30 anni? Hai già raggiunto i 30 anni? Ma da come? Un po'. 33 come gli anni di Cristo. Ma lei è veramente il mio maestro. Beh, effettivamente poteva suggerirmelo il Sabbaguno Mike 88 che ho sempre davanti sotto gli occhi. Quindi faccio teorie sulla Madonna. Alza la telecamera. Ok. Di più. Oh! Fino al capo. Ops. Let's go. Okay. Il demone del rifugio è qui. E non è spaventoso come lo ricordi. Oh, piccolo, ma sei di burro! Gli ho fatto due. Attento, ma che è quel coso? È grosso. Attento, mi hai fatto malissimo. No, ma che hai fatto? Castare forza interiore, che mi aumenta ancora di più i danni e mi fa prendere danno. Infatti quello che dicevo, cioè tu ti prendi danno con forza interiore e quindi procchi l'anello. Procco l'anello, baffo l'arma, enchanti l'arma, entro qui, lui muore. E lui si beccherà il plunging attack da parte mia. Solo che non si... Ecco. Non mi ha fatto il plunging! No! Ma che cosa fa? Bene. Bene. Posso ucciderlo? Certamente puoi ucciderlo. Fantastico. No! Decapitato. No, è vivo. Sei comunque in New Game Plus. Lui è forte, Vai. Welcome to Dark Souls, coglione. Andiamo. Perfection. Let's go. Perfection. Let's go! Uccidilo. Lo ammazzo. No. Sì, ammazzalo. Mi interessa molto questo. Sali e fa quello che ti dico io. Ecco, vedi quel piccolo balconcino a sinistra verdognolo? In realtà è molto semplice rollarci sopra. Un roll, mid roll in diagonale. Bravissimo. Ora cominciare a correre verso il muro e invertire la direzione e saltare. Va bene. Curati. Demone capra. Curati. Oh mio Dio! Oh fucking hell! Oh. Hai skippato il borgo dei non morti e sei dal demone capra senza chiavi e senza niente. È incredibile tutto questo. Sì, esatto. Oh, sì. Guarda il ladro. Oh mio Dio! Che cazzo vuole? No, lasciami! Aspetti, maestro, non posso morire qui. No, curati! No! E ora ti senti come te la senti? Bravissimo. Si gode. Okay. guarda. Non ci posso. Tesmed per la tua bellezza. Tesmed stimola la tua bellezza. Come hai fatto a ragazzi, infilarti lì? Maestro, il mio Game Plus finisce qui. E metti un messaggio. Okay. Ah, sì.
Ce l'ho fatta. Sì. Posso fare un ultimo tentativo? Mi sta molto divertendo questa cosa. Assolutamente sì. No! Oh! No! Le mie anime! Non ho parole. Ok. Ok. Firenze del Geodata Walker. No, 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 no! Ma come fai? Sono 10 anni, non ci sono mai finito lì! Come, ma come è possibile? Ma qual è il tuo potere? Io non ho parole! Ok, no. No, ragazzi, ragazzi, ma che cazzo vuol dire? Vecchia... Sono vivo! Ok. Ok, non lo ammazzo. Perfetto, gli hai parlato? No, non uccido. Oh, fai una cosa. Lo ammazzo. Più interessante. Ammazzarlo. Tu lo uccidi adesso. Ok. Guarda, Griggs, esatto. Ti devo dire una cosa. Ma guarda, veramente, nulla di personale. No. Vai a calli. No, non ho troppo. Ah, no, ok. Stregoneria silente. Allora era un assassino. Allora era un assassino il pezzo di cazzo. Maestro, questa è la forbice del deserto per davvero. Oh, finalmente si farà anche con i boss. Forbice! Colpisce! Davanti e dietro, non ti lascia scampo! Cosa fai, demone capra? Reagisci! La forbice del deserto è questa e non ti lascia scampo. Mamma mia, maestro. Non ha capito niente questo demone capra. Beh, è arrivato il momento, mi sa, maestro. No! No! Oh, oh! No, dove va? Sì. Intelligente. Sì, 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 sì. Cazzata da morire. Scusami, scusami, era uno scherzo. Senti quanto parla. ragazzi, segnate nell'agenda. Torneremo dopo aver fatto pace e l'ammazziamo. Assolutamente. Ma se torno continua? Sicuramente. Cazzatissimo. Maestro. Oh, interessante. Guardi il mio schermo. Maestro, guardi quanto è lungo quel tetto. Aspetta, guarda, eh. Guardalo, guardalo, guardalo. È sdrecciatissimo. Rompe lo spazio-tempo. Allora. Grazie, Remastered. Grazie mille. Thank you, Dark Souls Remastered. Ok, allora. Ti dà fastidio? Ti dà fastidio? Ti dà fastidio? No. Voi? Voi? Poi ci rivediamo più tardi. Bene, okay. Andiamo alle catacombe. Adesso devi andare alle profondità. Sì. Ah, eccolo! Ecco. Guarda me. Era un bel perro. Guarda me, guarda me. Sì, era un bel perro anche quello. No, maestro, con una clavata nel muso. Mi sa che è quello. È stato figo, però. Questo? Ehi, oh, Antonello. E questo non lo so. Vuole la forbice? Vuole la forbice? Vuole la forbice, Antonello? Let's go! Where are you running at? Where are you running at? Why are you running? Why are you running? Del deserto! Antonello! Try again and welcome to Dark Souls. Ha invaso anche Phantom Blade. Eccoci. Phantom Blade. Aspetta, 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 aspetta. Si era fermato. Forse vuole farci un regalo. No! Okay. No, poverino! Si era fermato! Eccolo. Ah! Siamo gli addosso, attento a come ti muovi. Attento. Il deserto manda i saluti. Casual. Guardalo lì, pezzettino di carne. Esatto. Allora, cerca di guardarlo. Eccolo, sta andando. Adesso carica, no? Sta pazza! No! Ah, dovevo picchiare anch'io? Sì,
Tutti, sì. Ah, ok. Aspetta, ok, pensavo dovesse caricarci prima. Eh no, non deve caricare, però vabbè, adesso spero che si rialzi e si giri presto, perché io voglio assolutamente che mi faccia l'attacco. Ecco! Ok, perfetto. No, non clippare, merda! Vabbè, io picchio. Posso picchiarlo? Ok, perfetto. Mamma mia, è burro. È burro, maestro. È burro, soprattutto se fa l'attacco giusto. Ma cosa sta facendo? Cosa state? No, mi ha ucciso! Ma con che range? No, aspetta, si è genuinamente rotto. Ah, si è rotto. No, era rottissimo. I danni che gli si possono fare in New Game Plus, tu pensa in New Game, ok? Sì, basta figure di merda. Oh, guarda, io adesso tiro la testata, sono troppo forte, mamma mia, sono famelico. Come sono famelico, guarda come sono famelico, guarda. Mamma mia, la coda, voleva dire, era incredibile. Vai, finiscilo. No, maestro. Ah no? Voglio ammazzarlo a pugni, maestro. Ma è impossibile tirargli un pugno. Questo... La testa! Sì, colpisci il pugno alla testa! Pugno! Fammi tirare il pugno, cazzo! Ma non gli faccio niente! Sì! Non gli faccio niente, maestro! Ma perché sto stronzo continua a tirarmi la merda? No! Vengo a farmi evocare, aspetta. 40 minuti. Questa che mi... È il malocchio di sta stronza. Esatto. Tutto nasce da quello che hai fatto. Pugni. Vai, ce li ho. Aia, no! 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 Non dobbiamo essere avidi. Beviamo. Beviamo, certo. Non dobbiamo essere avidi. E ora se fisciamo la testa abbiamo vinto, dai. Girati. Raffica dei pugni. Perfection. Guarda bene le armature, frecce, però. L'armatura. Ah, Gwyn. Ragazzi, questo è il nuovo Firenzo. Re dei meme. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Mi allontano. No, maestro, è morto. Sono stato sconfitto. Tua mamma si è vendicata. Vengo, Florenzo, allora, mi fa vedere il sederino. Inclinati ancora se ti vuoi far uccidere. Sta fermo. Ok, sì. Nemmeno... sì, vuole il fatto, sacro in palo, okay. Shake the rest. Shake the rest. È comunque verso il basso, verso Isariath, verso Kunda. Prendiamola seriamente. No, che cazzo. Falcon Punch! Non le faccio niente! Falcon Punch! Non le faccio niente! Maestro, non le faccio un cazzo! Usa i pugni normali! Usa i pugni veri! Normali. Il vero pugno! Punch! No! Punch! Punch! Ma non le faccio niente! Dai, non scende la vita! Guardi! Ben attento! No! No, ok, non è fattibile. Devo ammazzarla con la spada. Cioè, non muore. Allora, aspetta. Allora, hai innescato qualcosa. Intanto no, ti evoco. Non posso. Ma è il momento che qualcuno dica... Abbiamo mantenuto il Soul Level 8. Ah, Sidonia. Il danno dello scudo dovrà passare attraverso la difesa di Quelag. Che cosa ho fatto io con Quelag? Ma sono non troppo pessimista. C'è qualcuno che può specificare la mia provera follia? E vediamo almeno quanto danno possiamo farle. Io ho ucciso tutta Quelag con uno scudo. Ok. Che gli faceva 12 danni a colpo. Quanto ci hai messo? No. Ho paura del culetto. È normale. Andiamo.
Pugni, pugni! Maestro, andiamo! Via dal culo. Aia! No! L'hai uccisa? Sì. Ma con che cosa l'hai uccisa? Con uno scudo. Ho visto un pisellino che ti usciva da fuori. È lore. Ah, io ho partorito, Ah, tu hai partorito? Sì. Congratulazioni, Michele. Che cosa sono? Larve. Devi aspettare un po' che lui tiri fuori il braccio. Ha tirato fuori, penso, il pene, in realtà. Dai, vieni, vieni, inseguimi. No, no, sto partorendo! No! Mi si sono rotte le acque, maestro! Fucking punch! Visto? Ucciso pugni! Suck! Maestro, ho un glande al posto della testa. E questo è tutto un vantaggio. Vai, tira sto gomitino. Intanto tiro le palle di merda. Vai. E il demone toro? Ti inviterei così. A farlo giù? Esatto. È troppo, fin troppo difficile così però. Fa schifo il demone toro, ragazzi, è terribile. Bello, Finalmente. Yes. Bianco su nero per chi ha letto quei documenti, però insomma, nero okay. Su bianco. È ufficialmente non Havel, l'uomo della torre. Ah. Quindi è un soldato di Havel, come immaginavamo la prima volta. Sì, è un soldato di Havel e nelle traduzioni originali Havel è messo al pari delle divinità di Janor Loth. Pensa a te. Quindi era un po' il guerriero prediletto di... Sì, era il guerriero anti... Sì, esatto. Lui era il vero e proprio commilitone di Quinn. Preso! Oh! Sì, vabbè. Ma ma l'ho presa, l'ho presa. Basta! Esci! Esci da sto cazzo! Vediamo. Vai, vai. Bella. Sì! Vai, corri. E questa è fatta. Grande maestro, siamo già qua. È incredibile. Abbiamo la leva, non fermarti. Ora. Ok, no, 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 fermo, no. Fermo, cosa fermo, fermo, no! Parlaci pure, ti ringrazio. Certo. A meno che tu non voglia ucciderlo adesso. No, maestro, non me la sento, sinceramente. Go! No! Abbiamo di far Perry, Ok. No, ma che Perry. No, mi ha perriato! Perché sono in mid-roll! I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy! Lascialo andare, maestro. Eccoci! Eccoci! Ah, l'anello rosso di Karim, Sì, okay. Sì. Adesso anche un'ambulanza, gliel'ho chiamata io. Ma quindi? Cosa facciamo? Soler, ti prego, fai qualcosa. Aspetta, ti faccio vedere un trucco, Michele. Ti faccio vedere un trucco. È un trucco pazzo, Michele. Lo usano solamente i veterani. È stato brutale. Sì, è stato bellissimo. No! Maestro, sta facendo sesso con Oswald? Ehi, tu, non guardare. Allora, quante ore sono? 22:40? Sì. Alle 11 l'abbiamo finita. L'ho dichiarato, l'ho detto, l'ho detto. Vi faccio un tutorial per riuscire a fare Sand Fortress in così poco tempo. Innanzitutto dovete far capire chi comanda sti serpenti di merda, oltre a prendervi la freccia in faccia, che comunque è importante. Ok, ecco, lui arriva, no? E pensa di essere figo. Invece voi gli fate questo. Porca troia. Dicevo, gli fate questo. Ecco, scusate, mi ho sbagliato, ogni tanto mi emoziono. A quel punto vi fate un sorzino di negro. Poi andate avanti, perché ce n'è un altro. Ecco, questo qui è il Perry, ho capito? Glielo fate un attimo il Perry, così lui è tranquillo. Muore, ok?
Fantastico. E a questo punto andate avanti. Andate avanti, ignorate. No, non è vero, non lo ignorate perché è arrivato. No, cadete come dei coglioni e niente. No, e sopravvivete perché, perché siamo noi. All work is intended. Esatto. All work is intended, raga. No, niente, sono morto. Sì, sì, ragazzi, 15 minuti e si finisce, sereni. Qui ci sono le cazzette che vinti morivano all'inizio, invece qui le fate anche abbastanza serenamente, vedete, correndo, tranquilli, queste le fate proprio tutte insieme. E qui fate il parry, ecco, no, ecco, no. Dicevo, qui fate il parry, oh. Ecco, ecco, qui fate il parry in serenità, ragazzi, in serenità, ok? E andate avanti, ok? Questo è il tutorial, ragazzi, segnatevelo che poi Goober lo deve montare. C'è quel passaggio un po' pazzo, no? Che intimorisce un po' i giocatori alle prime armi, ma che non intimorirà voi, ok? Perché voi siete vet. Quindi voi vi mettete qua. No, non vi preoccupate. Tutorial per fare Sense Fortress. Allora, per fare Sense Fortress in 14 minuti, vi faccio vedere subito come funziona questa parte, ok? Ecco, esattamente. Adesso voi dovete correre come dei pazzi. Rollarvela. No, ho sbagliato, ma ragazzi, è solo un caso. Quindi andiamo qua, gli fate parry. Ora ci riuscite perché avete skippato e quindi il gioco capisce che siete, che fate sul serio. E skippate talmente tanto che ve ne andate anche da... No! Va bene, ed è tutto voluto perché così almeno così almeno ammazzate anche loro, no? Ecco, vedi, loro muoiono così e non fanno più le magie. E poi ve ne andate anche da loro perché ve ne dovete andare per forza. Vi bevete 47 vodka lemon, ci siete, siete un po' ubriachini, ma comunque riuscite ancora a salire le scale. E ci risiete, ok? Fantastico. Ecco, ci siete a questo punto, ci siete, vet tranquillamente, tranquillamente vet, ragazzi. E andate, ok? Perché ovviamente è una trappola, non lo è, scherzavo. Aspettate okay. Che la palla passi. Ecco, fantastico. E poi in serenità, ragazzi, in serenità. Dove cazzo è sti cazzo entrata? Qui, 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 ok. Andate qui. Fantastico, il serpente muore. Siete pronti ad andare avanti. E a questo punto dovete fare la vettata. Ecco, la vettata incredibile è riuscire a fare questa cosa pazza di proprio mettersi qui. Ecco, senza, vedete, senza neanche farsi colpire dalla palla. A questo punto girate la levetta. Dovete far capire al gioco che ve ne fottete del pericolo. Quindi andate tranquillamente, tranquillamente, serenamente, serenamente, ragazzi. E poi fate così, capito? E ve ne andate tranquillamente, come fanno i veri vet. Sapete che qui ci sono le bombe, vi avverto. C'è un tizio che spara bombe dall'alto, ma voi ve ne sbattete il cazzo e non prendete neanche il falò, perché avete 6 minuti, non c'è tempo. Ah! E avete ancora 5 minuti, volevate perderne uno qui così, come coglioni, ma ci sta, sto andando a caso ormai. E a quel punto entrate nella nebbia, ragazzi, senza neanche evocare Tarkas. Perché? Perché avete 4 minuti e insomma, bisogna fare il golem senza evocarlo. A questo punto, ragazzi, avete poco tempo, bisogna stare attenti, attentissimi. Cazzo, prende un cazzo di danno lo stronzo. Ok. No! No, spara la merda lui. Perché no. Hai... No. No, ragazzi, non vale questo nel conteggio, però. Oh. Ma io non sapevo che quello tirasse le bombe. Vabbè, ragazzi, 3 minuti, non è un problema. Ma... Niente, niente, ragazzi. Non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fallito. Ecco, voi li ammazzate. Li ammazzate, ragazzi, con una certa celerità. Serenamente, non ammazzate neanche il serpento. Adesso rollate come dei grandi. Fantastico. Non state neanche a girarla quella roba. Tanto che cazzo è. Quindi voi vi mettete qua. No, non vi preoccupate. Ah, siamo morti in sincro. Che fico. No! Gender, sei nudo. Pugno d'oro. Ah! Ragazzi! È il pugno! Giant Dead è stato il duello più bello del New Game Plus. Assolutamente sì. Yes. Muoio. Lo sapevo proprio. Niente livellino, ragazzi. Livellano solo i deboli. Il sacro pugno! Guardali! Ah! Guarda come fluisce nella mappa! Pugno! Let's go!
Vuoi un po' di pugno? Vuoi un po' di Little Mac? Vuoi un po' di Punch Out? Goober, ci devi mettere la theme song di Punch Out qui. No target, come ha insegnato il maestro. Bravo. Sono veloci e noiosi, anch'io ho fallito a... No! Sono un coglione! No! Il Perry era giusto. Si gode, ragazzi, si gode! E il pugno in faccia! Retropugno! Niente. Cosa? No, ma cosa? Niente. Questo per me era Perry comunque. Niente, qui c'è il backstab. Di nuovo backstab. Non sto riuscendo a fare un cazzo. Niente. Mi continua ad andare dietro perché io continuo a parriare. Io premo R1 ma mi fa prima lui il backstab, ragazzi. Ne sto premendo 40. Ma non mi ha fatto male. Ok, ora sì. Boh, ragazzi, non ci ho capito niente. Di nuovo backstab. Non sto riuscendo a fare un cazzo. Mi continuo ad andare dietro perché io continuo a barriare. Questo significa... No, ma che cazzo... No! No, al top un cazzo! No! No! È anche morto. Lui è terribile. Ma comunque non dovrebbe. Via. Via. Maestro, maestro, cosa cazzo sta facendo? Maestro. 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 Che c'è? Ma cos'era quel danno? Era lei il boss per loro. Se ti droppo qualcosa riesci a raccoglierla in Assolutamente, fight. Maestro. Sì! Martello, dove cazzo sei? Sta arrivando! Mi dice che non posso usare quest'arma, ma non so perché. Fuck! Ho premuto quadrato per sbaglio! Maestro! Lo distragga! Eccolo! Shoryuken! Yes! Diamine, che sì. Bella fregna, Gwendolyn, hai fatto male i conti. La fregna non mi interessa. Io voglio la lore. Un filmato! Te lo rivela! And thy transgression shall not go unpunished. Thou shalt perish in the twilight of Anor Londo. Non me l'aspettavo. Volete sapere come muore adesso il nostro amico di Toro Lund? Volete veramente saperlo? Ragazzi! Ragazzi! Ehi! Guarda cosa succede al vaso! Sarebbe un peccato se... quando quel culetto di Toro Lund sarà vicino ai denti della mia frusta. Ma prima, le catacombe. Let's get scratching. Vuole che non si alza più, attento se lo fai adesso. C'è un invasoro! C'è un invasore! Ma è Legion di nuovo! No. Ok. Niente, lui deve backstabbare con il pugno. Maestro, è il momento della forbice sacra. Ecco, volevi fare così? Ancora. Ok, top. Madonna, quanto gli hai fatto. Backstabbalo. Eccoci, let's go. Okay. È stato bello, Legion. Quando vuoi. A King Crimson, sono d'accordo. No, di nuovo Legion, ma che cazzo. Di nuovo, vabbè. Vai, vai.
qui divertente. Okay, bravo, bravissimo, Legion, bravissimo. Ma sei un grande. Ma eh no, lui è un invasore, quindi. Ah, ma la vuole fare onorevole? Ma noi no. mente, bugia. È morto. È morto con un semplice R1 spam, ragazzi. È stato bello. Gianfranco? Eccolo qui. Vieni qua con la tua ascia bipenne. Sai perché si chiama ascia bipenne? Perché sei un pollo. Con sole due penne. No? Bella era. Non era male. No. Dai. Non ti ricordi com'ero spaventato, eh? Questo piede in faccia adesso? Che ne pensi? Mamma mia. No, ancora, non voglio ammazzarti adesso, ancora. Non fare Gohan. No, maestro, io devo vendicarmi di quanta paura mi ha messo la prima volta. Ancora. No, stia attento, maestro! Ancora! Yes! Ah, c'è uno scheletro. Aspetti! Cosa vuoi fare, scheletro di merda? Eh? Io ce l'ho con lui! Ancora vieni qua con la tua ascia di merda! Ora muori! Questa è veramente la vittoria! Allora. Beh, a questo punto devi morire, giusto? Maestro, fa veramente schifo sto boss, ma come ho fatto a morire? Non ti colpisce neanche per sbaglio proprio. Cioè lui si impegna, poverino, ma non ce la fa. Grande. Grandissimo, bravo. Prossima volta. Bevo la tua. Ok, ragazzi. Piano. Questa è la parte più importante del New Game Plus. Rea. Maestro, ho salvato Rea. Rea! We were fooled by a lout named Patches and turned into... Perhaps Petrus realized my weakness all along and thus made the decision... Beh, in realtà Rea è così buona d'animo e di cuore che addirittura ha perdonato in qualche modo Petrus dandosi la colpa di essere troppo debole. Esatto. Poverino. Esatto. Io volevo salvare Rea. Non sapevo cosa rappresentasse. Rappresenta la stupidità umana. Rea, ho dovuto piangere per te, per un intero nuovo gioco, solo per comprendere che quelle lacrime erano inutili. Reagisci. E allora muori. Hai capito, Gwyn? Cosa c'è scritto, maestro? Bugiardo avanti. Ma sono io il bugiardo! La tua magia non fa nulla. Alzati. Dov'è il frustino? Eccolo. Ah, era proprio sopra. Dove va? Dove è andato? Dove è andato? Ragazzi, dove è andato? No, Petrus, eccolo. Vieni qua. Dove va? Sta scappando. Fa male la frusta. Stupido pavido.
Nell'occhietto. Oh! Non reagisce. Don't care. Smettila di fare l'albero di Natale. No, corsa più R... Corsa più R1, va bene. No. L'ho fatto. Cosa volevi dirmi? Via. Cazzo. No! Oh, si gode! Non puoi più girarti all'indietro perché coda non hai, maledetto pezzettin di cazzo. Maestro, direi di leggere la coda. È una frusta? Sì. No! Esatto, è quella. Avrei potuto frustare Rea con questa. Artorias, sono venuto qui a ricordarti che ti vogliamo bene. No, l'ho mancato! Ah! No, il range! No, ok, lo scopiamo. Però avrei dovuto colpirlo. Lo scopiamo o lo scopiamo? Entrambe le cose. Oddio! Uscia! Pizza! È stato molto bello fargli questa carica. Ho goduto. Maestro, è stato incredibile. Grande anima di cavaliere. Oh, ma quel coso rosso c'era anche l'altra volta? Oddio! Che culo! Praticamente, okay. Un servitore di Nito ti ha fatto spawnare questi Red Phantom per renderti la partita più difficile. Oddio, stronzo di merda! Mi sono emozionato esatto. Troppo. Eccoci. No, ma che cazzo fai? Voleva parriare lo schiaffo. Oh. Ci sono. Romano. Oh no. Non so se la sapevate questa cosa, la insegno anche a Michele nel caso. Facile proprio. Facile. Il facile Momonga. No, da chi sei entrato? C'è tizio morto. Non è il momento di fare la luce qui Spavalda però, eh. E lo sapevo io! Mannaggia quanto so stro... Ah! Ho provato a cambiare il nome. Maestro! Sopravvivrai. Sopravvivrai. No, attento! No! Lordane! No! Ma come è possibile? Ragazzi, da quanto è che siamo qui? Secondo me un'ora. No, sto zitto, per favore. Intanto sto farmando le anime che avevo perso. Ok, top. No. Si fa. Non è vero. Beh, questa è la puntata in cui i buoni sono in difficoltà. No, ce n'è un altro. No, Yomi. La forza della nostra amicizia è più forte di qualsiasi difficoltà. Sei mio. No, ma non è vero! Ma porco il madò! E la forza dell'amicizia deve guidarci. Quindi. Bene. No, maestro. Esatto. La forza dell'amicizia, si ricordi. La forza dell'amicizia. Porta, non importa, la forza dell'amicizia mi guida. La forza dell'amicizia. Ha vinto? Sì. Io sono sopravvissuto, maestro, la forza dell'amicizia, guardi. Bene. Ehi. Non sottovalutarli per nessuna ragione. Maestro, sono delle mezze calzette. Ah, no! Giulio dietro mi ha ucciso! Sto frantumando il sigillo, maestro. Oh, fuck. Ok. Quello che devi fare adesso è uscire dalla partita. Non me l'ha permesso, maestro. È un modo come un altro di uscire dalla partita. ecco. È porco. Dio. Cantante lirico. Hai rotto il cazzo di fare sta cosa. Ma che. Sì, primo try, ragazzi, come avete visto, primo try. Gesù bambino.
Me la fido, ragazzi, me la fido. No! Ma Cristo di un dio. Va bene uguale. Sì, va bene uguale. Quella del cazzo questa, non la quella del caos, ma quella del grande cazzo. Va bene uguale. Insetto di merda. Questo arriverà l'ansia, il terrore, la frustrazione e la paura. No, no, ma tanto poi mi vede e fa: ma che cazzo fa sto coglione? Quello che dovrai fare è scendere le scale, andare sotto la cascata e cominciare a colpirlo con le frecce. Eccolo, vedi? Quando vedi dove soffia? Mm-hmm. Quello è il tuo quello è il tuo richiamo. Ultima, la prossima. Caricare l'hype. Puntare l'hype. Lanciare l'hype. Oddio, non è la prossima, Adesso è lei. Caricare l'hype. Puntare l'hype. È morto. È morto. Di che cosa è morto? Esatto, di infarto. Muore così. Muore fuori. La chicca che ammazza Calamity uguale anche se è morto? O lui mi dice qualcosa tipo è già morto? Tu pensi che dinanzi a una meccanica così incompletamente fuori di testa e chiaramente, evidentissimamente non voluta, non voluta hardcore, c'è un dialogo? Se ci fosse, mi denudo e ci faccio bannare. Ok? Questo lo dico. Detto questo, sì, andiamo. Sì. Se no, mi faccio bannare, ragazzi. Io mi tolgo i pantaloni, ve lo dico. Dragon Kanameet is just as well I am, wondrously played, Lord wins. Ragazzi, devo disattivare un attimo la camera. È che come descrizione del personaggio... Che boss di merda comunque, mamma mia, sì. Fa veramente cacare. Vabbè, la facciamo di stile, dai. No, che non avevi la stamina. Ok. Non è morto? Sì. Ok. Fai un quick exit. Ok. Perfetto, ora perdo agro. Agro. Ah. Sì, assolutamente. Ma che... Oh cavolo! Cosa? Oh, oddio! Bellissimo! Oh! No, no. Meglio! Ok. Ma va... Madonna! Vabbè. Ok. Bella, ragazzi. Aspetta, adesso ti sto guardando. Ok, sono quelle scale lì. No, bravo. No. Non sono quelle scale. Tu non guardarmi. Ok, scusa. Tu gioca. No, non era qui. No, per il meme no. Che cazzo? Perché mi metto a leggere? Vabbè, tanto non muoio, no? E invece sì. Ma veramente. Tento. Ovviamente. Ok. Bevi. Cristo mi fa incazzare questa roba. Quindi no. Quindi diciamo che c'è la vita per 4 morti, ma poi di per sé... Bella. Adesso ne parliamo. Lei non viene definita semplicemente un ibrido drago. È figlia di un drago bianco e illegittima. Lei ha come madre Velka. Signori, Priscilla utilizza dei poteri, utilizza degli strumenti che derivano dall'umanità e dal potere della luna. Quindi, se aggiungi che i serpenti sono draghi imperfetti, che il potere della luna è la magia. Sì. E che abbiamo a che fare con Gwyndolin è figlio di Gwyn e Priscilla. Giusto. Aia, tocca a me. Adesso si va alla fornace. Userai la stagnazione del tempo e il ruolo del vinto, no! Il ruolo del santuario che... Non dovevo buttarmi qua. Ma ti sei buttato! C'è una canzone che è molto famosa nel mondo dei videogiochi. È una canzone di un addio. L'addio di Firenze. Oltre questa porta. Firenze non ci sarà più. Addio Firenze.
tiepida e indolore. La storia di Firenze finisce qui. Cazzo, Lordran, sei la mia puttana!